Salve a tutti! In uno degli ultimi video dove vi ho mostrato tutto un impianto Daikin Total Solution, ovviamente tanti commenti erano nell'ordine del vabbè, ma è facile fare tutto Daikin su una casa nuova, ci mancherebbe. Ma su una casa già vissuta, in una ristrutturazione? Bene, oggi vi porto all'interno di questa abitazione che è stata riqualificata col super bonus 110, forse lo intravedete là dietro sullo striscione, e che presenta tutti gli impianti Daikin, a partire dalla pompa di calore. Partiamo ovviamente dall'esterno, da quello che è il cuore di una casa elettrica del nuovo millennio, ossia la pompa di calore. Pompa di calore che adesso è in funzione, una pompa di calore Daikin da 8 kW in R32, modello splittato, che va a gestire riscaldamento, raffrescamento e tutti gli impianti domestici di questa abitazione qua, che come spiegato già nell'intro è un'abitazione che è stata riqualificata con un super bonus 110, quindi cappotto, impianto fotovoltaico, solare termico, serramenti, quindi è una ristrutturazione che ha approfittato del super bonus 110 per diventare una casa zero gas. Infatti si intravedono i pannelli e in questo video voglio spiegarti tutti i dettagli degli impianti, focalizzandomi soprattutto sulla parte della ventilazione meccanica di un sistema Total Solution Daikin. Tutte le componenti dell'impianto sono infatti prodotte e comandate dal sistema Daikin, vabbè, fotovoltaico e batterie escluse. Quindi non perdiamo altro tempo, metti mi piace e cominciamo. Eccoci entrati quindi in quella che è la centrale termica, quindi passiamo dalla parte elettrica, fotovoltaico, batterie, bollitore acqua calda, solare termico, cambiatore interno, inerziale e gruppi di rilancio. Andiamo quindi in ordine. Impianto elettrico di casa, impianto elettrico trifase con tutti i singoli aspetti sezionati e divisi per facilitare ovviamente la gestione. Sull'impianto elettrico trifase c'è tutto un sistema domotico anche di gestione dei carichi, tutto quello che vedete in questa centrale termica è tutto connesso anche tramite Modbus per avere una gestione intelligente. Quindi laddove quando si parla di impianto elettrico spesso ci si ferma perché l'elettricista tira due spine, due luci, in realtà anche qua dietro c'è uno studio approfondito per quel che riguarda la parte di passaggio al trifase, cosa fondamentale, e anche la domotica per la gestione dei carichi di una casa totalmente elettrica e anche l'ottimizzazione del comfort. Qua troviamo poi ovviamente i quadri corrente continua, il contatore di scambio che va a contabilizzare l'energia prodotta da questo impianto fotovoltaico. Impianto fotovoltaico da 10 kW trifase, inverter Huawei, pacco batterie da 15 kWh, sempre Huawei modello Luna. E questo ovviamente è il cuore finale di un'abitazione 100% elettrica. Perché? Perché un'abitazione 100% elettrica con un impianto elettrico predisposto deve essere poi alimentata. E qua abbiamo la produzione di energia. Produzione di energia che deve essere ovviamente dimensionata correttamente e deve essere anche bilanciata da quelli che sono i consumi, considerando anche quello che ovviamente è lo spazio a disposizione sul tetto. Andando oltre, parliamo sempre di pannelli solari. Pannelli solari per l'acqua calda. Come anticipato, questo è un cantiere super bonus. In questo caso qua, per ottimizzare quanto possibile la spesa netta e per ridurre anche il consumo per l'acqua calda, sono stati installati due pannelli solari, sempre Daikin, che vanno a dare supporto al bollitore in pompa di calore. Bollitore in pompa di calore, anch'esso Daikin, che va ad alimentare e a gestire l'accumulo di acqua calda sanitaria. Infatti in questo caso il termotecnico ha optato per suddividere i due impianti, impianto di produzione acqua calda sanitaria e impianto di riscaldamento, con due generatori diversi, con due pompe di calore. Questa pompa di calore Daikin più piccolina, che lavora ovviamente prelevando l'aria da questa ripresa qua e espellendo l'aria fredda verso l'esterno, e una seconda pompa di calore che abbiamo intravisto all'esterno per quel che riguarda il riscaldamento domestico. Quando ha senso una soluzione del genere, quando no? Diciamo che dipende molto dalle scelte impiantistiche, sono proprio filosofie progettuali. I vantaggi di una divisione così splittata è che ovviamente la produzione di acqua calda è autonoma, quindi può essere realizzata in contemporanea al raffrescamento estivo o al riscaldamento invernale, perché sono due sistemi autonomi. Se avessi un'unica pompa di calore per fare tutte e due, la pompa di calore o fa l'acqua calda o fa il raffrescamento. Quindi c'è questo primo vantaggio. Secondo vantaggio legato a questa suddivisione ovviamente è l'autonomia, che se si rompe una l'altra funziona. E quindi però questo qua diciamo può essere un'obiezione facilmente superata dal va bene, se ne hai due hai la doppia probabilità di rottura. Però ripeto, l'importante è sapere che sulla gamma Daikin abbiamo entrambi i prodotti. Questo sistema qua ovviamente può avere ancora più senso se abbinato ai pannelli solari, proprio perché sappiamo che ha una potenza di reintegro della parte termica più lenta rispetto a una pompa di calore diretta.
Quando colleghiamo l'acqua calda sanitaria sotto la stessa pompa di calore per il riscaldamento, spesso abbiamo a disposizione 6, 7, 8, 10, 12 kW di potenza termica per riscaldare l'acqua. Qui invece parliamo di pompe di calore che, come intravedete qua dietro, hanno una potenza di 1,8 kW per una capacità di 250 litri. Questo significa che quindi per reintegrare l'acqua calda ci impiega, meno male, 6, 7, 8 volte di più rispetto a una pompa di calore da 8, 10, 12 kW. Quindi è più lento, però non ha fretta e l'apporto del solare termico aiuta ovviamente a ridurre quanto possibile questo tempo di reintegro. Menzione d'onore ovviamente anche per il design, molto moderno, molto pulito rispetto ad altri competitor. Anche qua tramite centralina si può andare a monitorare il tutto. Passiamo poi al vero cuore del sistema, ossia la pompa di calore. Pompa di calore splittata, la riconosciamo dal fatto che qua nella parte bassa abbiamo mandata e ritorno del gas refrigerante, gas refrigerante che ovviamente è stato già predisposto, e poi troviamo un separatore idraulico, un piccolo inerziale da circa 100 litri che va ad alimentare due gruppi di rilancio. La pompa di calore è una pompa di calore splittata. Rispetto al video dell'altra volta dove avevamo il sistema tutto integrato con l'accumulo dell'acqua calda integrata alla pompa di calore, qui invece abbiamo solamente lo scambiatore, ok? Quindi qua dentro arriva il gas caldo o il gas freddo a seconda della stagione, scambia con l'acqua calda, e infatti da qua abbiamo un'uscita pulita di mandata e ritorno che raggiungono il serbatoio inerziale che, come detto, fa da scambiatore. Scambiatore perché? Perché abbiamo due gruppi di rilancio. Questo sistema qua è fondamentale perché? Perché per far funzionare correttamente una pompa di calore bisogna garantire una portata d'acqua minima. Quindi se il riscaldamento, se la ventilazione meccanica si fermano, riesco comunque a garantire una portata d'acqua minima, senza considerare che ovviamente ho una piccola riserva qualora l'unità esterna avesse bisogno di assorbire un po' di calore da dentro casa per dissipare, per sbrinare l'unità esterna. Ovviamente vaso d'espansione, e qua abbiamo i due gruppi di rilancio, i gruppi di rilancio Reau, non sono Daikin, che vanno uno all'impianto a pavimento, impianto a pavimento anch'esso Daikin, che gestisce il caldo e il freddo, l'altro gruppo di rilancio va al sistema di ventilazione meccanica con deumidificazione, anch'esso Daikin, quindi tutto gestito, come già l'altro video, sotto lo stesso cappello, con la stessa applicazione, con lo stesso cervello, per avere un unico referente e ottimizzare ovviamente anche quelli che possono essere i costi di posa in cantiere. Adesso ovviamente l'impianto è in funzione, abbiamo una mandata sull'impianto pavimento di circa 20 gradi, un ritorno di 23 perché sta raffrescando ovviamente, mentre sul deumidificatore abbiamo una mandata di 22 gradi e un ritorno intorno ai 30 gradi. Perché? Perché la deumidificazione è l'aspetto più importante quando si decide di considerare un impianto a pavimento per fare anche il raffrescamento, considerando che siamo nella cintura di Milano, siamo nell'interland di Milano, quindi qua l'umidità è assai presente. Chiudiamo la nostra centrale termica con il sistema di adduzione dell'acqua con dosatore di polifosfati, defangatore e tutto quello che riguarda la parte idraulica per eccellenza. Adesso però andiamo nel sottotetto a vedere il sistema di ventilazione meccanica controllata. Sottotetto con la nostra ventilazione meccanica controllata, ecco il macchinario. Anche qua abbiamo ventilazione meccanica Daikin, e questi qua sono i due tubi che abbiamo visto partire, che arrivano qua nella batteria di raffrescamento e deumidificazione. Infatti qua sotto vediamo quella che è la condensa, lo scarico condensa che va a scaricare ovviamente qua dove ci sono tutte le partenze. Cosa fondamentale, piccolo dettaglio che tanti non considerano, mettere sempre un piccolo sifone, perché il sifone dà la possibilità di limitare quanto possibile il ritorno degli odori. Poi siamo in una mansarda, come vedete, una mansarda che è stata ovviamente totalmente isolata, ma è bene evitare il ritorno degli odori. La ventilazione meccanica, qua abbiamo i due condotti principali, qua sopra troviamo il silenziatore, infatti sentite sicuramente il ronzio di sottofondo, ma siamo, ripeto, in una mansarda. E poi abbiamo i condotti primari che arrivano qua. Qua sotto ci sono i plenum, si intravedono un pochettino le sagome ancora dei tubi che sono stati congelati, nel senso che sono stati estremamente isolati dal proprietario dell'abitazione. Perché? Perché ci troviamo ovviamente in un sottotetto e nell'ottica del super bonus è stato completamente ricoperto e isolato di una schiuma isolante, però facilmente calpestabile. Qua l'isolamento è stato fondamentale perché? Perché sennò si rischia di rendere vano tutto il lavoro
della ventilazione meccanica e della deumidificazione. Perché? Perché siamo in una mansarda, e vedete sopra le mie teste, non è una mansarda isolata, ok? È isolato la soletta verso il piano sottostante, ma durante l'inverno qua si crepa di caldo, quindi se io genero dell'aria fresca, aria deumidificata, che va su un plenum in metallo, che diventa anch'esso un forno, perdo molti dei vantaggi del sistema della ventilazione meccanica. Quindi cosa fondamentale è sempre anche isolare quanto possibile il sistema di distribuzione dei condotti di aerazione se ci troviamo in un sottotetto. Se siamo in uno sgabuzzino nel pian terreno abitato, l'isolamento ovviamente ha poco senso. A livello di condotti, dopo aver visionato quello che è il sistema verso l'abitazione, vediamo quello che è il sistema verso l'esterno. Infatti, andando qua sul retro, troviamo tubo 1 e tubo 2 che servono per scambiare con l'aria esterna, aria ovviamente più salubre che deve essere ovviamente filtrata, e poi troviamo ancora questo tubo qua, che è un tubo che va in ambiente. Questo tubo è il tubo di ricircolo. Perché? Perché per deumidificare devo prendere l'aria dell'ambiente, deumidificarla e ributtarla giù. Non devo deumidificare l'aria esterna, per questo devo ricircolare, devo riprendere l'aria in ambiente, e ci va questo condotto in più. Anche a livello poi di rumorosità, un aspetto fondamentale nell'ottica della progettazione della ventilazione meccanica con deumidificazione per raffrescamento e pavimento è che il volume d'aria che deve essere scambiato non è 0,3-0,5 volumi ora, ma deve essere 1-1,5 volumi ora. Quindi il rumore che sentite è perché la macchina sta girando per ricambiare il 100% dell'aria ogni ora, cosa che normalmente un sistema di ventilazione meccanica durante il periodo primaverile, autunnale e invernale, laddove non devo andare a fare deumidificazione e raffrescamento, può lavorare al 30% di questa velocità qua. Quindi qua è estremamente silenzioso, siamo in un sottotetto, ma anche banalmente, se questo modello qua fosse messo in un cartongesso, bisogna considerare questo aspetto qua, soprattutto nel dimensionamento dei condotti per quel che riguarda il volume d'aria necessario per deumidificare. Ma su questo arriveranno anche ovviamente dei focus parlandoti dell'impianto di raffrescamento e deumidificazione di casa mia, quindi se non te lo vuoi perdere iscriviti al canale e attiva la campanellina. Parlando ancora della ventilazione meccanica, questo sistema qua è estremamente particolare. Perché? Perché permette di recuperare quanto possibile il calore e dopo aver lavorato, dopo aver condensato, quindi prelevato l'umidità dall'aria, se la temperatura di uscita, cioè la temperatura di ritorno, è superiore ai 26 gradi, il compressore va a condensare sull'acqua, ok? Quindi non lavora con l'aria, lavora con l'acqua. Lavorare con l'acqua permette di avere un'efficienza ovviamente maggiore, perché il calore specifico dell'acqua è diverso rispetto all'aria. Tradotto per la signora Maria, è più facile innalzare la temperatura dell'aria piuttosto che innalzare la temperatura dell'acqua. Perché? Perché per innalzare di un grado un grammo d'acqua ho bisogno di più energia. Quindi se io lavoro scambiando con l'acqua, riesco ad avere uno scambio termico più efficiente. Tutta questa pappardella per spiegare come funziona un deumidificatore e qual è la tecnologia molto interessante dentro a questo sistema di deumidificazione. La maggior parte dei deumidificatori posti in serie ai sistemi di ventilazione meccanica sono deumidificatori isotermi, cioè che entra l'aria calda, la raffreddo, la condenso con un piccolo circuito frigo, con un piccolo compressore, che è anche questo modello qua a bordo, e ovviamente poi l'aria, una volta resa più secca, viene nuovamente surriscaldata dal condensatore di questo compressore. Quindi l'aria entra a 25 gradi, si abbassa, togliamo l'umidità, poi viene nuovamente riscaldata a 25 gradi per essere reintrodotta in ambiente più secca ma con la stessa temperatura. È una trasformazione isotermica, quindi con la temperatura costante. Quello che vi ho spiegato prima è che se ci si accorge che l'aria è troppo calda e la temperatura di mandata lo permette, io vado a condensare scambiando con l'acqua. Questo si traduce sul fatto che qua dentro una potenza refrigerante di circa 3 kW che si va ad aggiungere all'impianto di raffrescamento a pavimento. Infatti l'aria che viene prima raffreddata non viene dopo surriscaldata, ma viene introdotta in ambiente a temperatura più bassa. Quindi recupero 3 kW in più di raffrescamento, fondamentale nelle stagioni estive più torride o se ho bisogno di lavorare di più. Banalmente apro le finestre, apro le porte, entra tanta aria, ho bisogno di rinfrescare più in fretta, questo sistema permette di ottimizzare. Quindi ho un'integrazione anche di, come se fosse una specie di climatizzatore canalizzato in serie alla ventilazione meccanica. Lo so, questo potrebbe essere sicuramente un aspetto particolare e complesso parlando di ventilazione meccanica. Perché? Perché nessuno parla mai della ventilazione meccanica e in questi video
ti sto documentando come, grazie al supporto anche di una gamma completa come i prodotti Daikin, si può andare a progettare il comfort a 360 gradi, quindi non ragionare in maniera settoriale solo sulla pompa di calore, solo sul generatore, lasciando perdere tutto il resto, ma sto dimostrando come è fondamentale considerare il comfort anche lato ventilazione, deumidificazione e raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria e impianto a pavimento. Poi ovvio manca la parte elettrica, che anch'essa è fondamentale, ma ripeto, se vuoi maggiori informazioni ti lascio in descrizione il link al mio nuovo libro 7 consigli per 7 impianti, dove approfondisco proprio tutti questi impianti domestici che vanno ragionati in un tutt'uno, e su questo Daikin ci permette di coprire 5 impianti su 7 in un unico tutt'uno, quindi con un unico cervello, un'unica applicazione, un unico riferimento. Spero quindi che questa abitazione che ti ho appena documentato e questo video sia stato per te utile per comprendere l'importanza degli equilibri degli impianti, capire quanto è fondamentale riuscire a progettare in maniera integrata tutti gli impianti di casa. Perché una ristrutturazione, una nuova costruzione è per sempre, e per questo bisogna fidarsi a prodotti assolutamente validi, ma soprattutto progettisti preparati, perché parlando anche con il cliente, non tutti i progettisti erano così preparati sul mondo della ventilazione meccanica, sul mondo delle pompe di calore. Infatti, ovviamente, le prime proposte erano di sistemi ibridi, erano senza la ventilazione meccanica, ma studiando e indagando, anche grazie a contenuti come questo video, il cliente finale ha capito che un buon progettista era la chiave per una riqualificazione di successo, per una casa a impatto zero. Quindi, se anche tu non vuoi rimanere nell'ignoranza e approfondire sempre più questi argomenti, lascia un mi piace a questo video, cosa che per me sarebbe fondamentale, e scrivi nei commenti quali possono essere i tuoi dubbi, le tue perplessità, così che io un domani, appena possibile, vedrò di risponderti in un video. Da San Vedano Lona è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!